Madonna. Sì. Dobbiamo girare una fiction. Un uomo e una donna. Vieni. Però scritto quello che devi fare. Tu il figlio, tu la mamma. Ok? Siete napoletani? Ma sì. Ma quello è lo schizzo che lo fanno attori non professionisti. Allora, siamo pronti? Più vicini, ragazzi. Maestro, possiamo andare? Prego, ciao, sesta! Ti è piaciuto il regalo che ti abbiamo fatto mia sorella e io per il compleanno? Avrei preferito vederlo. Ma lo sai che lei lavora in Inghilterra? Sì, lo so, comunque è stato davvero particolare. Con chi pensi di andarci? Con tua zia, le piacciono i santuari. Hai visto, è un vero tour. Prima a Pompei, poi a Lourdes e infine a Fatima. Ci divertiremo. Lo credo, Ti vedo strano, che hai? Si vede così tanto? Che cosa? E sono strano. Che hai? A tua mamma puoi dirlo. Ho un problema grave. Problema di soldi? No, mamma, che dici? Ho un problema più grave. Ascolto, dimmi. Già da quando stavo al liceo studiavo con Giorgio, l'avevo capito. Credo di non aver capito. No, mamma, hai capito benissimo. È arrivato il momento che tua mia mamma lo sappia. Non c'è bisogno. Ero al liceo con Giorgio. E già avemmo esperienze di quel genere. Cosa? Sì, ci vestivamo assieme e scendevamo per strada dove c'erano altri come noi. Altri? Altri, sì mamma. Ne eravamo tanti a dire il vero. Ma non eravamo ben visti da tutti. Qualcuno ci ha anche picchiati quando ci vedeva camminare per strada. Però mamma è un po' stronza. Lo credo. Ciao Luca. Ehi là Giorgio, come stai? Salve signora. Ma già gliel'ha detto suo figlio? Su tu hai visto? Ma che dici mamma? Siete due zozzosi ricchioni. Ma no mamma, non hai capito. Ma esatto signora, lei non ha capito. Tu stati zitto. Che a te ti tengo qua, hai portato mio figlio sulla cattiva strada. Ma no signora, lei guardi che si sbaglia, non è così. Mamma, non sono gay. E allora? Signora, non siamo omosessuali. E allora qual è la strana relazione che mi devi fare? Mamma, io sono emo. Era meglio ricchiuso. Bellissimo.